Cyber Dog, siamo qui con le ultime news, aggiornamento diretto con, il terzo update da, diciamo, da quando è iniziato tutto il tour per seguire il lancio dell'iPad 2. Come sentite, già trovate le news di ieri e quelle di oggi in colore nero per renderle più evidenti. Metterò anche qui mano a mano che faccio vari video, così poi potete seguire tutte le news in tempo reale. E allora, cominciamo subito dalle prime, me le sono tutte appuntate perché sennò non me le ricordo più. E che piano piano adesso io le ho appena sistemate, perché questi aggiornamenti li ho fatti stamattina praticamente che non ero a casa, dal mobile, dal telefono. Adesso finisco, diciamo, con dirvi le ultime, poi le andrò a inserire anche nel sito, in modo che tutti le potete seguire, perché non tutte riuscirò a fare un video per potervele dire, magari ve le scrivo direttamente nel blog. Partiamo con quella che risale a più tempo fa, che parla dell'iPad 2, come scritto anche nel sito, che è disponibile fino a, dalle 2 di oggi nello store online. Infatti, se ne andiamo a controllare su apple.it, ok, bisogna cercare a controllare su apple.it se ci si apre, perché sinceramente il sito è molto intasato. Scusate, veramente molto occupato. Dovremmo poter, eccolo qua, poter verificare la disponibilità del modello, che è che non dice più, vedete, è apparso con anche il prezzo, mentre prima diceva che ancora non è disponibile. Vedete, sono apparso, è apparso l'acquisto con anche i relativi prezzi, come potete vedere, il wifi di 3G è solo il wifi. Ok, c'è anche l'incisione gratuita che è interessato. Tutto qua, più sotto si possono vedere le varie caratteristiche in dettaglio. Ok. Già da ieri le smart cover e vari accessori erano disponibili per l'acquisto. Non so se ve l'ho già segnalato. Sì, l'ho segnalato ieri sera alle 23.53. Va bene. Adesso continuerò con l'aggiornamento. Poi vi segnalo anche che, come ho già detto, è cominciata l'organizzazione della fila già dalle 9 di stamattina alla riapertura dei vari store, non Apple, ma proprio i negozi che dove sono ospitati i vari Apple Store, quindi a Carugate, Roma Est, Torino, poi c'è anche dove era a New York, aspettate che un attimo, che non mi ricordo dove, quello di New York, controllo su Espazio, tutte molte informazioni arrivano alle 11 di Espazio, a Crow Green mi sembra, a Londra, vediamo, Londra, mi sembra Londra, Crow Green, però non vorrei stare cavolato, Bari, anche a Bari, Milano, Roma, Milano. Poi dopo c'è un video della Repubblica che andrò a mettere, proprio che intervista anche i ragazzi di Espazio. Milano, Bari, Roma, Milano. Ci vuole un'eternità a scorrerli tutti. Milano, Roma, Milano, Torino, eccolo qua, Londra, a Covent Garden, scusate, a Covent Garden. Anche lì è stato cominciato già almeno dalle 9. Naturalmente orario locale. Poi, come stato della fila, si conta all'incirca a Torino, a Torino si contano 50.000 persone, infatti è il luogo dove vi è meno fila di tutti. E se tutti gli store sono già stati montati i tellolini, alcuni sembrano che siano già stati allestiti durante la notte. E mi sembra che quello di Roma mostri già l'iPad 2 gigante con le cover flow in vetrina, mi sembra, non vorrei sbagliare. Mentre allora a Roma si contano 300 di più persone, a Londra una 200, ma stanno aumentando a vista d'occhio, e a Milano un'altra 300 di persone. E cosa sarà, ma vera a dirsi, come si può constatare anche seguendo a Spazio, che ha intervistato addirittura anche dalle persone più anziane, sembra che l'iPad sia veramente apprezzato. E niente, queste erano le notizie più importanti, l'aggiornamento è finito, ragazzi, vi saluto. A più tardi.